Buongiorno, buongiorno mister. In vista di Palermo, come ha lavorato la squadra? Abbiamo cercato di recuperare i primi due giorni perché eravamo abbastanza affaticati. Oggi li ho visti un po' meglio. Abbiamo ancora, diciamo, due giorni per recuperare, perché le due partite ravvicinate ci hanno creato un grande dispendio di energie fisico-mentali, però la squadra sa che per noi questo è il normale e quindi abbiamo cercato di lavorare stamattina con grande intensità per recuperare i due giorni che non abbiamo lavorato. A livello di indisponibili, qualcheduno ci può essere. Buongiorno mister, buongiorno. Ci può essere, a parte c'è qualcuno che già... Oggi Davi per esempio non ha fatto allenamento, ieri non ha fatto allenamento e quindi dovrò valutare le sue condizioni, ma penso che sia per domenica difficile da utilizzare, a meno che domani mi dica che non ha niente, ma penso quando uno fa allenamento ieri non lo fa oggi, che appena provato dopo 5 minuti mi ha detto non ce la faccio, che sia un problema di affaticamento all'adduttore lungo e di cercare di non rischiare i giocatori per farsi male per perdere per tanto tempo. L'alternativa potrebbe essere Cagnano? L'alternativa ce l'abbiamo, abbiamo Cagnano, abbiamo Lunetta. E quindi... E tu vedi sempre Lunetta come terzino, come hai detto l'altra volta? Domenica, secondo me, quando è entrato l'ha fatto bene, e abbiamo due terzini sinistri col piede sinistro che si giocheranno eventualmente se Davi non ce la fa, il posto. Ultima domanda, questo Palermo si presenta forse senza Di Mariano in una zona particolare del campo. È un Palermo che secondo in classifica, che deve recuperare una partita, ti aspetta un Palermo aggressivo, poi che tipo di partita hai in mente di preparare? Palermo è stata la prima società che ha dichiarato che deve andare in Serie A, quindi l'hanno ripetuto stamattina in una loro intervista, e quindi il loro obiettivo è arrivare in Serie A, quindi credo che abbia fatto un mercato molto importante. Credo che già l'anno scorso, anche se non ha centrato i playoff, sia stata una squadra che ha disputato un ottimo campionato. E andremo là che troveremo 30.000 persone che ha voglia di cercare di prendere la testa della classifica, perché loro hanno anche una partita in meno, quindi sì, possono potenzialmente essere i primi. Sarà una partita difficilissima, è la terza in una settimana. Noi andiamo là rispettandoli, ma sappiamo che abbiamo anche noi i nostri valori, non siamo la vittima sacrificale, noi andiamo là consapevoli che possiamo portare a casa un risultato, sappiamo che se lavoriamo come abbiamo fatto anche l'ultima partita col Modena è difficile finalmente farci gol, quindi andiamo là con le nostre armi, con i nostri ragazzi, con la mia squadra che darà del filo da torcere il Palermo. Poi se ci batterà, molte volte le squadre più forti battono quelle più deboli, però sicuramente renderemo orgogliosi tutti perché andremo là a fare una partita. Oggi ho visto che l'intenzione c'è, lo spirito c'è, stiamo vivendo un momento molto bello e quindi lo viviamo con questo spirito, sapendo che abbiamo di fronte una squadra forse la più forte del campionato. Grazie. A livello difensivo c'è stata una crescita molto grande, no, in queste partite? Molto. Proprio perché abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo cominciato a capire che non possiamo solo pensare che facciamo un gol in più come abbiamo fatto, e quindi io sono contento della partita del Modena. Il primo tempo è stato equilibrato, il secondo tempo abbiamo sofferto le pene, e l'ho detto e lo ripeto, però ho visto una squadra che nel soffrire è stata molto lucida, perché poi tiri in porta, tranne gli ultimi due, le ultime mischie, il nostro portiere non ha fatto parate, quindi vuol dire che c'è stata anche una lucidità importante. È chiaro che non puoi fare una partita a Palermo così, perché prima o poi un riballo, l'ultimo tiro è stata fortuna per noi, che è andato fuori di 5 centimetri, quindi dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi, e se avete visto l'allenamento oggi è stato questo, cioè se noi recuperiamo palla e la perdiamo immediatamente e noi non facciamo un passo verso in avanti, quindi ho cercato di dare, che quando recuperiamo palla, un input di tenere la palla minimo 30-40 secondi per cercare la squadra di fare dei metri. Oggi l'allenamento è stato questo, credo che oggi ci è riuscito molto bene, poi molte volte c'è la forza dell'avversario che non ce la fa e quindi ci dovremo adattare. Mario, hai provato Casiraghi anche in qualche modo davanti alla difesa, è una situazione di emergenza? Casiraghi? No.
No, hai visto, ma no. Era una situazione che forse c'era di gioco così. No, Casiraghi è il nostro esterno, oppure può giocare vicino alla punta. Sì, no. Era nelle rotazioni che facevamo, lui forse era finito davanti alla difesa. Sì. Sì. Non era sicuramente su tiro. Non era sicuramente su tiro. La vittoria a Palermo l'anno scorso è stato forse uno dei momenti più belli della loro stagione. Sì, è stata bella perché anche lì negli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto, mi sembra che presero un palo, mi sembra. Sì, quindi abbiamo sofferto, è stata una partita di grande sofferenza e lì ci ha dato il là al campionato di dire soffriamo tutte le partite e poi il gol lo possiamo trovare. Quest'anno è diverso, non possiamo stare lì a soffrire perché prima o poi il gol lo possiamo prendere e quindi abbiamo cercato di mettere qualcosa di diverso. Rispetto alle altre partite, stavolta abbiamo fatto bene il primo tempo e un po' peggio il secondo, le altre volte era successo l'incontrario, un po' peggio il primo e meglio il secondo. E quindi dobbiamo trovare un equilibrio di dividere, diciamo, i 30 minuti dei due tempi a un livello accettabile di come l'abbiamo divisa in queste due partite. E secondo me le partite staranno in bilico. Dovremmo ripetere una partita, secondo me, come abbiamo fatto a il secondo tempo con l'Ascoli, quindi tenendo pulita la nostra area, perché loro in area e nel 1-1 sono bravi. Senti, mister, l'ultima, la cabina di regia è quella che abbiamo visto oggi, la coppia Lonardi Tait. In questo momento secondo me sono due giocatori quelli che sono meglio in forma, abbiamo altri giocatori, c'è chi è più indietro, per dire Pite è ancora molto indietro rispetto agli altri. Bro, secondo me, anche lui ha bisogno di carburare, e Cofre sta ritornando il Cofre dell'inizio, ma quindi gli devo dare, certo. Secondo me in questo momento Cofre, e qui ho fatto forse un piccolo errore domenica, è un giocatore che subentrando ci può dare quello che ci dava all'inizio, invece domenica ho fatto una cosa diversa. Vabbè.